Nanki Brilli, beccata. Estate 2018, tra le dive nostrane in vacanza anche la bella attrice, che abbiamo visto da poco a Non disturbare, il programma prodotto da Stand By Me, e in onda in seconda serata su Rai 1, che ha chiuso il ciclo di interviste realizzate in una stanza di un hotel proprio con la Brilli, e la conduttrice TV e radiofonica Andrea Deilogu. Nanki Brilli si è raccontata alla Perego a 360 gradi. Ha parlato della sua vita e dell'amore, e anche qualche curiosità inedita sul suo passato. Il suo ricordo in assoluto più bello? Quello legato a una recita a teatro? Aveva 5 anni, Nanki, e interpretava il ruolo di Cappuccetto Rosso. Il ricordo più brutto, invece, risale al periodo dell'adolescenza, che lei definisce una specie di incubo. Oggi, dopo la fine della relazione, lunga 15 anni, con il chirurgo Roy De Vita, è tornata single, ma, ha detto sempre l'attrice, non le mancano i corteggiatori. La singletudine è una condizione nuova per me, raccontava al settimanale Oggi qualche tempo fa. Dai miei 21 anni, quando sposai Massimo Dini, il primo marito, NDR, sono sempre stata in coppia. Per affrontare questo stato inedito, che dura ormai da un anno, ho chiesto aiuto a un'amica psicologa. Non voglio fare gli stessi errori, mi sono detta, perché esiste un'inclinazione a ripetere gli sbagli, a scegliere sempre le persone che non vanno. Io volevo sapere cosa cercassi veramente, e mi sono messa in discussione. Punto è, come anticipato, i corteggiatori non le mancano. Tanti, sì, non avrei mai pensato. Ha continuato sulle pagine della rivista, ma non mi sto guardando intorno, per cui, devono proprio venire a bussare a casa? No, non sento la necessità della coppia, il che non vuol dire che sia diventata improvvisamente santa. È sempre il settimanale Oggi, adesso, agosto 2018, a pizzicarla in costume da bagno, al mare. L'attrice è stata intercettata in barca, a Ponza, dove è andata con il figlio Chicco, e i suoi fratelli, Francesco e Andrea, sottolinea la stessa Nanki, che ha poi ritwittato la foto scattata dai paparazzi. Beh, prova costume superatissima. A 54 anni compiuti, l'attrice, che indossa un bikini nero vintage, come specifica tra gli hashtag, vanta un fisico eccezionale, da fare invidia alle ventenni.